Amiche e amici, bentrovati. Chiudiamo la settimana parlando di un evento, anticipando un evento in programma domani a Rosolini, la dodicesima edizione della giornata diocesana della gioventù. Parliamo di questo evento e lo facciamo con Don Alessandro Paolino. Sarà una giornata di riflessione, di meditazione, di confronto, di comunicazione, ma anche una giornata di festa perché ci sarà anche tanta animazione. A celebrare la messa il vescovo di Noto, Monsignor Antonio Stagnano. Quindi appuntamento domani a Rosolini. Ben trovato, Don Alessandro. Grazie. Una giornata, l'ho anticipato io, di confronto, di meditazione, di riflessione, Amuni è oramai uno slogan che viene utilizzato anche in questa occasione, ma è anche una giornata di confronto, di comunicazione, per socializzare, per stare insieme, quindi un momento di festa. Sì, certamente, e questa è l'intenzione anche degli organizzatori. Bisogna dire anzitutto che la giornata diocesana dei giovani è organizzata dal servizio diocesano di pastorale giovanile, vale a dire un'equipe composta da due sacerdoti e laici che si occupano proprio non solo della giornata diocesana della gioventù, ma in generale si occupano appunto della realtà giovanile a livello pastorale, nelle parrocchie, nelle comunità. Per cui la GDG poi diventa un evento di aggregazione che una volta all'anno raccoglie tutti i giovani della diocesi per un cammino così anche, è un momento di confronto, oltre che di festa, di animazione, come hai detto bene tu, di riflessione. E lo slogan è anche quello degli anni passati, Amuni, hanno giocato perché l'hanno ideato appunto quelli di del servizio di pastorale giovanile, hanno giocato un po' sul dialetto, però per dire anche quel verbo che Gesù dice ai suoi discepoli: seguitemi, Amuni, seguitemi, siamo lì, vuol dire andiamo, quindi mettiamoci in cammino tutti dietro a Gesù a scoprire, ecco, la sua proposta meravigliosa di vita attraverso appunto la via difficile, esigente, ma bella e appassionante del Vangelo. Quindi gli otto vicariati domani si daranno appuntamento a Rosolini. Parlavamo di questo momento di condivisione, ma è anche un momento di forte esperienza legata alla fede. Certamente, alla base di tutto ci sarà questa, l'esperienza della fede. Il tema di quest'anno è dove arde il cuore e richiama l'esperienza dei discepoli di Emmaus che stavano in cammino tristi tornando da Gerusalemme dopo gli eventi della passione e della morte di Cristo. Quindi nel loro cuore c'era tanta delusione per come erano andate a finire le cose. Pensavano appunto che Gesù fosse morto, effettivamente appunto era la realtà che appariva ai loro occhi. In realtà poi Gesù si fa vicino a loro durante questo cammino, loro non lo riconoscono se non quando poi lui spezzerà il pane per loro e capiranno che è Gesù risorto. Quindi questo Gesù che è vivo nell'esperienza di chi vive la fede. Papa Francesco ha donato alla Chiesa l'esortazione post-sinodale Christus vivit, Cristo vive, per dire proprio che Cristo per la Chiesa, come per i giovani, non può essere solo un'idea, una dottrina, una filosofia. Cristo è una persona viva, Gesù risorto cammina con noi. E l'esperienza della fede è fare esperienza di un Dio vivo, di un Dio che possiamo anche sperimentare nei sacramenti, nell'Eucaristia, ma anche incontrando i fratelli, perché in ogni fratello, soprattutto nelle persone povere, malate, sofferenti, anche nei giovani appunto, che fanno queste esperienze forti, penso ai giovani che si impegnano nel volontariato, ecco, si può fare questa esperienza di incontro con Gesù nei fratelli nei quali noi impariamo a riconoscere il volto di Dio. Don Alessandro, non perdiamo di vista, ecco, questo momento, giornata diocesana della gioventù. Come comunicare ai giovani con questa nuova visione, una visione moderna, il Vangelo? Sì, qui giochiamo in casa perché abbiamo il vescovo, Monsignor Stagliano, che sta conducendo, ecco, i giovani alla
al Vangelo attraverso una via nuova, che è quella anche della musica, che è una via privilegiata anche per avvicinarsi a Dio attraverso i testi di alcune canzoni cosiddette profane, che in realtà poi hanno un testo così anche significativo, pregnante, che può essere una via appunto privilegiata per arrivare ai valori cristiani, comunque ai valori umani universali, la pace, la fratellanza, l'amicizia, la solidarietà. Quindi avvicinarsi al Vangelo anche attraverso la musica, ma anche attraverso questi momenti di animazione, anche attraverso i canti, i balli che poi faranno alla GDG, sono tutte cose che non vanno demonizzate, ma che vanno colte nella giusta intenzione, che è quella di avvicinare tutti al Signore. Normalmente a fine esercizio si tirano le somme, si fa un bilancio. Quello che io le chiedo di fare è un bilancio un po' lungo perché l'esercizio finisce ogni qualvolta arriva a termine una manifestazione del genere. Ma dopo 12 anni cosa ha prodotto? Quali frutti state raccogliendo grazie a queste giornate diocesane della gioventù? Questo è un discorso appunto che poi interpella anche le comunità, l'impegno anche dei sacerdoti nei confronti dei giovani. Io posso dire da parte mia, seguo a nodo un gruppo di giovani che verranno alla GDG che si terrà appunto sabato e mi accorgo che i giovani hanno bisogno di noi adulti nel senso della testimonianza, nel senso dell'esempio, nel senso anche dell'accompagnamento. Non basta fare solo la GDG, che è una bellissima manifestazione, serve poi poter accompagnare, poter star vicino a questi giovani, ascoltarli. Papa Francesco ha detto soprattutto ascoltiamo i giovani nei Cosa loro bisogni. significa ascoltare un giovane nei bisogni che ha, nelle difficoltà, nelle paure, nelle gioie? Ecco, come si riesce ad ascoltare un giovane? Non tanto per la parte dell'adulto, ma proprio per le difficoltà insite ancora in quell'età, Sì, che è quella certo. del giovane. C'è un salto generazionale per cui la fatica che l'adulto fa è anche quella di un attimino calarsi nel mondo dei giovani, saperli comprendere, saper avere pazienza con loro. Nei giovani c'è tanto bene, c'è tanta promessa di futuro. L'esercizio che bisogna fare è un esercizio di umiltà, scendere un attimino anche dal proprio piedistallo, perché magari chi è più grande pensa di sapere tutto, e scendere un attimino e mettersi al livello del giovane e capire dal giovane anche quale può essere il bisogno, la domanda che sale, perché i giovani hanno grandi domande che a volte mettono in crisi pure noi adulti, per cui i giovani sono una sfida, bisogna coglierla questa sfida, con l'ascolto, con la fiducia e con l'accompagnamento. Oggi, Don Alessandro, c'è bisogno di recuperare spazi di vita spirituale. Come fare? Sì, è vero, c'è anche questo bisogno di spiritualità che viene anche dai giovani, nei giovani c'è la ricerca appunto di questa spiritualità, spesso la si trova nelle filosofie orientali, nello yoga o nella New Age, per esempio, tutte queste forme di spiritualismo. La proposta di Cristo, io lo dico da cristiano, sono un po' di parte, ma la Certo. proposta di Cristo è quella più bella perché riguarda la nostra umanità, lo dice sempre il nostro vescovo. Cristo rende l'uomo più umano, non basta essere uomini, bisogna essere umani, cioè avere davvero quella cura, quell'attenzione, quello sguardo bello, puro sulle cose, sul mondo, per vedere con gli occhi di Dio, vedere che l'uomo è bello, che l'uomo è la creatura più bella che Dio abbia fatto. E così camminare su questa via umanizzante, che è la via del Vangelo, che ci fa tutti più umani, ci fa tutti più buoni, ci fa tutti migliori. Don Alessandro, siamo alla fine. Quale migliore occasione, a meno di 24 ore dall'evento che ci sarà domani a Rosolini e che radunerà tanti giovani degli 8 vicariati, 5 della provincia di Siracusa, 4 della provincia, di Ragusa, ma è la diocesi di Noto, dicevo, quale migliore occasione per rivolgere un caloroso, affettuoso invito ai giovani? Sì, io riprendo l'invito simpatico che ha fatto, sicuramente l'avrete visto, Monsignor Staglianò ha fatto un piccolo video nel quale all'inizio canta la canzone di Franco Battiato e ti vengo
a cercare. Ecco, è Gesù che viene a cercare voi giovani, quindi non mancate a questo appuntamento. E vi dico insieme appunto col vescovo e con quelli della pastorale giovanile, Amoni, andiamo a vedere cosa il Signore ci chiede, ci domanda. Egli ci aspetta, non manchiamo a questo appuntamento. Grazie a Don Alessandro, grazie a quanti ci avete seguito. L'appuntamento, lo ribadisco ancora una volta, domani a Rosolini. Per noi l'appuntamento è invece fissato per lunedì prossimo.